ancora un po' perché la notte non è ancora finita. La notte è lunga ed è un po' ghiacciata, ma di quel ghiaccio che riscalda il cuore, perché è uno sport amatissimo e anche molto televisivo, molto bello da vedere in televisione. Sto parlando appunto del pattinaggio su ghiaccio. E direttamente da Notti sul ghiaccio delle Olimpiadi di Torino, Silvia Fontana con la sua fan Federica. Difficile camminare sul binario che sui pattini, sì, è vero? Allora, sei contenta di aver non solo incontrato Silvia, ma aver avuto il privilegio di andare un po' a scuola da lei. Pensate, sì, che questa ragazzina Federica ha 16 anni e praticamente quando i suoi genitori glielo consentono, perché naturalmente è una ragazzina, fa 3 ore di macchina per raggiungere il più vicino palazzetto del ghiaccio per coltivare questa sua passione. Fa dei lavoretti part time per potersi pagare poi degli stage e poter pattinare durante l'estate. Sì. E noi, attraverso la tua mamma, che devi ringraziare perché è stata lei che ha fatto tutto, ti abbiamo fatto passare, spero, un giorno indimenticabile, un'esperienza straordinaria con Silvia Fontana. La vediamo. Grazie alla complicità della mamma, Federica è venuta al Palaghiaccio di Roma per partecipare ad un finto stage di pattinaggio artistico su ghiaccio. Quello che non sa è che potrà finalmente coronare il suo sogno di incontrare la campionessa di pattinaggio, Silvia Fontana. E brava Silvia Fontana. È stata 6 volte campionessa italiana, ha disputato 6 campionati europei. Massimiliano Ossini e la sua maestra, l'eterna bambina, Silvia Fontana! Cara Antonella, io ho molti sogni che sto cercando di realizzare. Ce n'è uno, però, che da solo non potrò mai raggiungere. Da non molto tempo ho iniziato ad amare il pattinaggio artistico sul ghiaccio. Io vivo nelle Marche e il palazzo più vicino a me è distante e non ci sono nemmeno gli insegnanti. Io desidero poter incontrare Silvia Fontana e imparare da lei tutto il possibile, anche in pochissimo tempo. Questa, se non sbaglio, è la tua lettera. Aspettami lì, mi metto i pattini e arrivo, ok? È stato indescrivibile proprio, mi sono sentita un attimo io, sola, e il ghiaccio, fine. Ciao. Come stai? Benissimo. Senti, allora, visto che siamo in periodo natalizio, mi devi fare un regalo. Siccome io sono un'emerita schiappa, ad andare sui pattini, tu mi devi insegnare ufficialmente, proprio al rappresentante del Treno dei Desideri, come si va sul ghiaccio. Va bene. Spingi avanti e chiudi. Mi spiace. Valicando il pensi senza scalo fino a qui è arrivato da da. No, basta. È rimasta la trottola. Ma la trottola fai te, la trottola, ma tu sei matta. No, no, senti, guarda, io basta, non ce la faccio più. Mi ha insegnato ma a cadere, mi fa male tutto, mi sono rotto un dente, mi fanno male le ginocchia. Aspetta. Allora, facciamo una cosa. Come nelle migliori tradizioni del Treno dei Desideri, non pattino più, perché ho dato per i prossimi 10 anni, e ti consegno questa. Il Treno dei Desideri ti invita allo spettacolo di Silvia Fontana sul lago di Como. Non vedo l'ora, prima di tutto, di vedere lei, poi anche di vedere uno spettacolo di pattinaggio dal vivo, perché non mi è mai capitato. Io tremo tutto, non solo per il freddo, eh.
ragazza di nome Federica. Puoi venire? Puoi venire, Federica? Sei emozionata? Sì, no, dai. È bellissimo qui? Sì, è stupendo. Io so che tu pattini. Sì. E quindi io volevo invitarti questa sera a partecipare al nostro spettacolo. E stasera proviamo a pattinare insieme. L'incontro è stato stupendo perché lei è proprio una persona stupenda, è stata molto calorosa, dolce. Ti rialzi, io ti presento, tu fai una trottola incrociata. Federica è emozionatissima, è molto dolce, ancora forse non riesce a credere a quello che le sta succedendo, quindi ha una gioia muta ancora, proprio la vedo negli occhi, ancora non è esplosa, forse esploderà tutta insieme. Io, guarda, avrei portato proprio un costume da esibizione da darti per questo pomeriggio, per questa sera, per l'esibizione che ho fatto fare per te, così. Lei è realmente nel contesto di uno spettacolo, quindi sentirà le emozioni reali, anche la mia, perché mi dovrò esibire davanti a un pubblico dal vivo in un contesto molto suggestivo ma difficile. Per farti innamorare sempre più? No, non ci credo. Nuovi fiammanti. Okay. Grazie. Un bacio, grazie di essere venuta. No, ma non vedo l'ora stasera di pattinare con lei, anche se devo ammettere ho paura di sbagliare. Le sorprese non finiscono qua. No, dovete sapere che stasera c'è qua una ragazza che ha espresso un desiderio. Un applauso. Passione ce la trasforma. Quando la vedi sulla pista di ghiaccio è un'altra persona, veramente sembra un uccello che vola. Bene, la trottola e il salto sono venuti abbastanza, cioè, credo bene. Ti vengono sempre le cose più, magari, più complicate, e quelle più semplici sono quelle in cui sbagli. Bravissima! Ti auguro con tutto il cuore di migliorarti sempre di più. Grazie.